Libramaldi, l'induzione elettromagnetica. Comincia con il classico esperimento della calamita inserita e estratta da un solenoide o da una bobina collegata con un amperometro. E dice un campo magnetico che varia genera una corrente indotta. Veramente bisognerebbe dire un flusso magnetico, perché il campo magnetico potrebbe essere anche costante, ma il flusso no. Proprio come avviene nell'esperimento del circuito rettangolare con l'asta mobile. Poi il libro tratta l'induzione elettromagnetica nel caso di un altro esperimento, quello con il circuito primario e il circuito secondario. Il primario è l'induttore, questo. Il secondario è il circuito indotto. I due circuiti, cioè i due avvolgimenti, sono accoppiati, come si dice, cioè le linee di B generate all'interno del primario poi vanno a concatenarsi, come si dice, cioè vanno ad entrare dentro al circuito secondario. È necessario un nucleo d'acciaio, che qui non è disegnato, a forma di U, che colleghi i due circuiti, come nell'esperimento del trasformatore che abbiamo visto in uno dei primi video. Il nucleo d'acciaio serve proprio a guidare le linee del campo B generate dal circuito primario dentro al circuito secondario. Facendo variare la corrente nel primario per mezzo di questo reostato, il secondario avverte una variazione del flusso magnetico attraverso di lui. In questo disegno, per esempio, il flusso magnetico diminuisce, perché prima il campo B è più intenso, dopo è più debole, e quindi reagisce generando una corrente indotta per l'induzione elettromagnetica. Il libro mostra anche un'applicazione dell'induzione elettromagnetica che serve per contare i giri che fa l'albero motore, oppure anche i giri che fa una ruota di bicicletta attraverso un magnete, anche questo, che genera il fenomeno dell'induzione elettromagnetica in una spira o in un sensore. Il libro spiega che il fenomeno dell'induzione elettromagnetica è più intenso se il flusso del campo magnetico attraverso il circuito varia più rapidamente, e per farlo variare più rapidamente si può estrarre o inserire la calamita con più velocità, oppure prendere un circuito con più spire, perché il flusso è proporzionale al numero delle spire, in quanto l'area totale del circuito, di una bobina in questo caso, è la somma delle aree di tutte le spire. E nel caso dell'alternatore o dinamo o anche generatore di corrente alternata, il flusso magnetico può essere fatto variare con più rapidità ruotando più velocemente la spira. Meglio ancora se invece di una spira uno ha una bobina con molte spire e se questa bobina è riempita da un materiale ferromagnetico come l'acciaio, che amplifica l'intensità del campo magnetico e quindi anche del flusso magnetico. Dunque si ha una corrente indotta quando varia il flusso di un campo magnetico attraverso la superficie che ha per contorno il circuito indotto, cioè in pratica attraverso la superficie del circuito.